Abbiamo l'onore e il piacere di fare due chiacchiere calcistiche in compagnia di Antonello Perillo, giornalista della RAI. Ciao Antonello, è un grande piacere ed un onore averti con noi. Come Grazie, il piacere e l'onore è tutto mio, davvero. Grazie, grazie, stai? Tutto bene? grazie. Tutto a posto, anche se ora leggo che Reina non recupera, e devo dire che non Ah, caspita, caspita, ce lo dici proprio in diretta, la prendiamo proprio in questo momento, è davvero una brutta notizia. colleghi qui della nostra redazione di Napoli mi confermano che è molto, molto in forse la presenza di Reina domenica contro il Verona. E questo oggettivamente un problemino in più, perché Reina, voi lo sapete meglio di me, è oltretutto non solo un grandissimo portiere, Certo, ma se è certo. possibile ancora più grande come uomo spogliatoio, come uomo squadra, come anche come, insomma, lui da solo con la sua presenza sa caricare i compagni in campo e nello spogliatoio. Decisamente, io ti presento ufficialmente in diretta, l'abbiamo fatto diciamo a microfoni spenti, ti presento Ciro Gaib di napolicalcionews.it e anche Federico Ciao, Mancini, co-conduttore della Antonello, trasmissione. ciao. Allora, Ciao a tutti voi, ciao. parto io con una primissima domanda ufficiale. Beh, Reina è una, se dovesse essere confermato tutto, un'assenza decisamente pesante e fa il paio con la squalifica di 4 giornate di Higuain. Su chi deve puntare il Napoli? Cioè, c'è secondo te un altro leader che può guidare alla vittoria contro il Verona e anche nelle prossime gare? Guarda, il Napoli deve puntare come sempre, secondo me, innanzitutto sul gioco di squadra meraviglioso che Sarri ha saputo dare ai ragazzi, perché veramente giocano comunque bene, benissimo, al di là di qualche battuta d'arresto, e l'ultima davvero è stata brutta, però comunque il Napoli deve credere nel gioco e nella propria forza. E poi ti devo dire che io mi aspetto molto, moltissimo in questa partita da Marek Hamšík, perché Marek è il nostro capitano, è un giocatore comunque a quale tutti i tifosi sono legati, però a volte da lui ci si attende magari una prestazione con un piglio più deciso. Sono A Udine è d'accordo. stato oggettivamente uno dei più deludenti. Ho Vero. letto commenti molto feroci, alcuni davvero forse anche eccessivi nei suoi Vero. confronti, anche da parte di autorevolissimi opinionisti. Io direi non gettiamo nessuna croce addosso a questo ragazzo, che comunque ha Napoli nel cuore e gioca sempre con impegno. Però manca Higuain, mancherà probabilmente Reina, sono fuori anche Mertens e Koulibaly, mancherà in panchina Sarri. Penso che Beh. ora più che mai debba fare non il capitano, ma il super capitano in campo. E beh, ci aspettiamo di tutto e di più dal buon Marek, che è un Napoli decisamente falcidiato fra squalifiche e appunto infortunio di Reina. Ti faccio fare una domanda da Ciro Gaipa. Ciao Antonello, beh, anzitutto prima di fare una Super domanda da. Ciro, tutto a posto, te vero? Tutto bene, grazie, Bravo grazie. sempre, dimmi tutto. No, vabbè, anzitutto un appello ai tifosi, non fischiamo Gabriel domenica al San Paolo perché comunque questo ragazzo ha bisogno di fiducia, quindi la prima cosa è non scoraggiarlo perché dopo la partita di Udine anche in questo caso è stata buttata la croce addosso al brasiliano in maniera forse un po' troppo frettolosa. E, volevo chiedere, appunto Antonello, volevo chiederti invece Gabbiadini, cosa ti aspetti da lui? Perché ora ovviamente tutto il peso dell'attacco sarà sulle sue spalle. Allora, su Gabriel condivido proprio appieno quello che dici, ma non si discute proprio. Oltretutto questo veramente è un bravo portiere, Gabriel. L'anno scorso ha fatto un campionato importantissimo, si notava la differenza tra lui e tutti gli altri portieri della Serie B, cioè si vedeva che era uno comunque di Sì, una sì. categoria superiore. Il problema è stato sfortunato, ha fatto oggettivamente un errore molto grave nella partita di Udine, però da qui a fischiarlo, insomma. Io poi conosco la sportività, la serietà del pubblico napoletano, insomma, io mi aspetto applausi per Gabriele, quindi non dovrebbero esserci problemi sotto questo aspetto. Per quanto riguarda Gabbiadini è un fior di giocatori, io sono un suo estimatore da sempre, ha caratteristiche totalmente diverse da quelle di Higuain, ma non può essere d'altronde io a dirlo. Non è una vera e propria prima punta, e comunque come prima punta si può adattare, però non con le caratteristiche di Higuain. Non è sicuramente uno che tira presso due o tre avversari, non è uno che fa tutto quel movimento e crea gli spazi.
spetta un po' a Sarri vedere, e sicuramente lo avrà fatto in questi giorni, come sfruttare al meglio le caratteristiche di Manolo. Addirittura si potrebbe anche ipotizzare, ma non credo che accadrà, anche un piccolo cambio di modulo, si potrebbe provare, faccio per dire, un Insigne più centrale dietro le punte, trequartista, come poi in effetti giocava Saponara nell'Empoli di Sarri, e provare addirittura le due punte, Caglieron e Gabbiadini in avanti. Questo la butto lì, ma credo che non accadrà. Semplicemente dovranno fare dei movimenti un po' particolari, cercare di favorire a volte Gabbiadini facendolo partire da destra, perché lui ama liberare il sinistro e lo fa quasi sempre alla grande. Comunque è un fior di giocatore, io sono un suo estimatore e mi piange il cuore dover immaginare che al 90% se ne andrà, perché penso che così andrà a finire questa storia che Napoli dovrà dare, perché certo non potrà restare un altro anno fisso a fine questo ragazzo. Sarebbe davvero un gran peccato. Sono sicuro che anche il nostro Federico Mancini abbia una curiosità per te, caro Antonello. Sì, volevo chiedere ad Antonello, facendo un attimino un percorso ritroso, anche se è logico che dobbiamo guardare avanti, se Antonello era dell'idea che sarebbe stato il caso di proseguire con Benitez. Quali risultati poteva garantirci l'allenatore spagnolo casomai fosse rimasto? Ecco, facciamo un parallelo, anche se, ripeto, bisogna guardare avanti. Questa è una bellissima domanda, però avrei bisogno di un'ora e mezza di risposte. Io faccio solo belle domande ai nostri cari. Bravo Federico. Allora ti dico, io a me Benitez fondamentalmente è sempre piaciuto, e comunque è importante, oserei dire che comunque è un onore per il Napoli aver potuto scrivere nell'ipotetico registro dei propri allenatori un allenatore dell'importanza di Benitez, uno che ha vinto tantissimi in giro per il mondo, che ha fatto bene dappertutto. Devo dirti che l'ultimo Benitez, quello dell'ultimo anno, oggettivamente non mi è piaciuto, l'ho visto un po' troppo cocciuto, l'ho visto anche forse indispettito dalle scelte di mercato che erano state fatte dal Napoli e non da lui, ma voglio dire da De Laurentiis e da Bigon in sede di mercato. Adesso non voglio rimangare troppe cose, però ci si aspettava Mascherano e arrivo Gargano, e penso che già su questo abbiamo detto tutto. Con tutto il rispetto per Gargano, come se dici voglio Maradona e fai venire uno che onestamente, insomma, la piazza stesso a sentire il nome di Gargano, se ricordate, erano fisso. Detto questo, lui i suoi errori li ha commessi. Io ti devo dire, Andrea, un attimo al di là della tua domanda, però non voglio sembrare uno che si autoelogia o si atteggia, perché assolutamente non sono il tipo. Avevo compreso, penso come tutti quanti noi, che ormai fosse finita l'era di Benitez a Napoli. Io personalmente fui contentissimo e vi invito ad andare a vedere, a volte se digitate il mio nome, Perillo Sarri, su Google, fui contentissimo dell'arrivo di Sarri, perché veramente vedere giocare le sue squadre era un piacere, in particolare l'Empoli, che avevo avuto modo di seguire, in particolare l'ultimo anno, e devo dire che mi era piaciuta moltissimo anche la campagna acquisti fatta dal Napoli, perché è una campagna acquisti molto intelligente a differenza di quella dell'anno prima, perché ecco, a proposito di Benitez, avevano portato via addirittura Reina per sostituirlo addirittura con Rafael, che con tutto il rispetto sempre per Rafa, sono ragazzi, meritano, ma stiamo parlando di un portierino che arrivava dal Brasile con un calcio totalmente diverso, il quale poi poverino ebbe pure quell'infortunio terribile, il ginocchio, infatti, che fece crack, e tu sostituisci il leader della squadra, il leader dello spogliatoio, un grandissimo personaggio come Reina, addirittura con un punto interrogativo in porta. C'è un abisso. Domanda che ci siamo fatti tutti: quanti punti abbiamo perso? Davvero tanti. Allora, quest'estate, quando ho visto arrivare Sarri, che comunque un maestro di calcio, Reina in porta, il portiere fa mezza difesa, si è sempre detto, un regista che poi ha deluso Valdifiori, però che era l'uomo che serviva al centrocampo del Napoli, il miglior mediano del campionato scorso, che
parlo di Alan, confermati tutti i migliori, perché tutti i migliori sono rimasti fuori, Damsic, eccetera, eccetera, Mertens, sì. Io sinceramente mi ero spinto a parlare di Napoli scudetto prima che partisse la stagione. Qui non voglio aprire un nuovo fronte, perché non so che siamo, ma qua dovremmo aprire il fronte dei social network, perché una sola volta nella mia vita ho pensato di togliermi dal social network per le offese che ho ricevuto, quanti soldi ti danno, pappone, di tutto e di più, rossa, tutti a dire, perché io avevo scritto questa cavolata folle dicendo per me questo Napoli che addirittura può dire la sua anche in chiave scuretta. Adesso non lo dico per autoelogiarmi, ma no, figurati, non so come finirà, però 7 giorni a seguito lo chiamo lo scudetto. Voglio dire, questo è anche una cosa che dico ai tifosi: ti portano su e ti buttano giù facilmente. Troppo, davvero troppo. Però io dico che Napoli ha una base solida. Torniamo a Benitez e passiamo a Sarri, e magari un domani o no. Certo. Ha una base solida, ha un organico comunque bene o male sempre importante da alcuni anni. E quindi, se le campagne acquiste vengono fatte, acquisti vengono fatti in maniera intelligente, ti può scappare anche l'annata strepitosa come quella poi di quest'anno in corso. Decisamente, poi decisamente sì. Benissimo. Beh, quindi insomma siamo ringraziamo Antonello che ha dato un'ottima risposta su queste tematiche che sono sempre interessanti. Volevo, se possibile, fare anche un parallelo del panorama sportivo degli ospiti, delle trasmissioni, delle emittenti televisive, parlando di oggi, cioè nel senso che i tifosi chiaramente cambiano sempre umori e opinioni, ma secondo Antonello sono anche fomentati dalle opinioni dei giornalisti che a volte si accapigliano tra di loro per dei concetti che vengono espressi nelle emittenti private. C'è questa tendenza o no? Antonello, intanto perdonami, poi ti faccio rispondere. Intanto, quelle offese che ti sono arrivate sono da non tifosi, ma da incivili. Certo. Partiamo da questo presupposto. Esprimiamo la nostra solidarietà, perché certamente. Sì, ma allora il discorso delle offese, e poi vengo subito alla domanda di Federico: il discorso delle offese, figurati, ci sono passate, ma poi non parliamo di nulla di straordinario, però erano decine di post così contro di me in quel caso. Ma questo è una riflessione sul fenomeno social network. Il nostro TG, regionale della Campania, TGR, che da 3 anni ho l'onore di guidare come capo redattore responsabile, è il primo, se andate a vedere, quello che ha più follower su Twitter e quello che ha più mi piace, come si dice, ha più amici come pagina su Facebook. Io ci credo veramente, e anche io ho diversi profili, però sui social network potremmo dire quella frase, meno male, che famosa di Umberto Eco, che sempre viene dalla parola anche agli imbecilli. Sicuramente. C'è modo e modo anche di approcciare, cioè io accetto tutte le critiche e sono il primo magari a criticare altri, però voglio dire, esiste pure l'educazione, viva Dio. Né si può insinuare che se uno la pensa in una maniera diversa da te è perché chissà che favori deve fare a qualcuno. No, ma infatti, assolutamente. Però questo purtroppo vale per tutti. Io vedo i politici, io fossi a posto di certi politici, nessuno escluso, devo dire, mi cancellerei, perché vedo così inenarrabili. Però questo è un altro discorso. Ma invece, tornando alla domanda di Federico, guarda, io ti dico, io seguo abbastanza con attenzione, perché sono un tifoso, no? Mi piace, cioè, il pallone nel DNA, poi io nasco come giornalista sportivo. Ora ho 55 anni, quando ne avevo 18-19 cominciavo a fare i miei primi articoletti in un'agenzia di stampa, la Rotopress, che ha sfornato decine e decine di giornalisti sportivi. Ho seguito il Napoli di Maradona e tante altre cose. Vi devo dire, li seguo. È chiaro che io sono pure un po' in una situazione di imbarazzo nel parlarne, perché comunque io sono appunto il responsabile della RAI in Campania, e non è carino parlare male o bene di altre emittenti. Vi devo dire che ci sono opinionisti che mi piacciono, opinionisti che mi piacciono un po' di meno, però in linea di massima mi sembra che si faccia un lavoro corretto, si faccia un lavoro pulito. Mi piace molto seguire un po' tutte le TV private, anche i network nazionali, RAI compresa, che mi sembra comunque onestamente lavori benissimo. Parlo anche della Domenica Sportiva e tutto il processo del lunedì. Detto questo, io penso che è molto importante anche chi riceve gli input che arrivano, come posso dire, i messaggi televisivi, cioè sì, il telespettatore.
io ad esempio, a me personalmente non mi ha mai fatto né caldo né freddo quello che dice l'opinionista, la pensa così, ne prendo atto. Magari ci sono tifosi che possono pensare dietro a certe dichiarazioni che ci possa essere chissà quale disegno, io la prenderei con calma. È più il calcio Napoli che magari può avere qualche ragione o qualche torto a volte quando ci sono polemiche con alcune emittenti televisive, ma il tifoso insomma al limite dice questi non mi piacciono e cambia canale, ecco. Infatti, ma poi d'altronde siamo in un clima abbastanza esasperato, prima dicevamo anche con Ciro i tifosi del Verona che espongono quello striscione, ecco, bisogna un attimo stemperare questo clima da guerriglia urbana che è veramente assurdo nel mondo del calcio, sempre ammesso che ci sia rimasta ancora qualcosa di cui parlare in merito appunto a questo sport che tutti noi amiamo. Antonello, io prima di ringraziarti vorrei concludere con un augurio ottimistico, chiaramente. In tutto questo, fra flash mob e roba varia, i tifosi e il Napoli tutto, e tutta Napoli, ecco, deve ancora credere a quel sogno chiamato tricolore? Io non pronuncio quella parola con la S perché sono scaramantico. È difficile, molto difficile, però crederci sì, assolutamente. Non sono mancate le precedenti, se non sbaglio uno addirittura come vittima proprio la Juve, non mi voglio sbagliare, con la Lazio che recuperò 6 o 7 punti nell'ultima settimana. Forse addirittura 9 se non erro. Era 9 se non erro. Allora vedete, meglio ancora, mi aiutate a dire mai, e comunque non dovremmo mai avere il pianto di non esserci riusciti. Voglio dire, proviamo a vincerle tutte, tanto non ci costa niente, si tratta solo di gettare il cuore oltre l'ostacolo e provarci, perché se poi non dovessimo vincere tutte le partite, la Juve dovesse invece perderli quei 6-7 punti che andiamo facendo, poi veramente ci sarebbe da dare le testate contro il cuore. Proviamo a vincerle, certo diventa molto importante la sfida di domani, domani è Milan-Juve, giusto? Ricordo sì, sì, vero. Vero, vero. No, dico... Là domani diventa, può essere un po' uno spartiacque, e mi auguro che finisca in un certo modo. La Juve potrebbe perdere qualche certezza oltre che qualche punto domani, e allora sai, magari si potrebbe poco riaccendere il sogno di tutti. A prescindere da tutto, io mi aspetto una grandissima partita con Verona, ma proprio grande, secondo me la risposta più bella è l'Ampio, la devi dare sul campo, proprio nelle emergenze, con le squalifiche, con le assenze probabili adesso anche di Reina, ma è lì, sarebbe bello, bellissimo vincere, ma proprio alla grande, con un risultato quasi tennistico contro il Verona. Non è facile, il Verona si deve giocare le sue ultime carte, ma io mi aspetto un grande Napoli davvero. Ce lo aspettiamo tutti quanti, e deve essere assolutamente così. Antonello, io voglio veramente ringraziarti, è stato un grande piacere averti con noi in onda, e ti faccio salutare anche da Ciro Gaip e da Federico Mancini. Ciao Antonello, ciao. Grazie di tutto davvero. Ciao Antonello, grazie, avete fatto trascorrere una ventina di minuti belli rilassati. Possiamo dire altrettanto. Grazie. Un abbraccio a voi e a tutti gli amici d'ascolto. Un abbraccione, ciao Antonello. Ciao.